popolari erano rispettivamente i comizi tributi e i concilia plebis, le assemblee della plebe. I comizi tributi erano assemblee popolari istituite a partire dalla metà del V secolo a.C. ed erano organizzate non solo sulla base del censo, ma anche sulla base dell'appartenenza a una tribù, un termine che indicava in epoca repubblicana ognuna delle circoscrizioni, cioè dei distretti territoriali, in cui erano stati suddivisi la città e la campagna circostante. I comizi tributi eleggevano le magistrature minori, i questori e gli edili. Anche i comizi tributi si occupavano di legislazione ordinaria. Essi potevano cioè approvare le proposte di legge del Senato, ma il loro parere non era vincolante. Giudicavano i crimini minori, cioè i crimini contro lo Stato punibili con una sanzione di tipo amministrativo, non con la pena capitale. Esaminiamo ora i concilia plebis, le assemblee della plebe. Si trattava di assemblee aperte alla partecipazione dei soli plebei. Le decisioni che esse assumevano erano chiamate plebis scita, ovvero decisioni della plebe. Esse erano in origine vincolanti per i soli plebei, poi furono estese a tutto il corpo civico, quindi rispettate anche dai patrizi. I concilia plebis nascono dalle rivendicazioni della plebe, che di fatto era rimasta esclusa dalla vita politica fino alla metà del V secolo a.C., quando essa ottenne una magistratura propria, il tribuno della plebe. Concludiamo con alcune considerazioni di carattere generale sulle assemblee del popolo all'interno dell'ordinamento repubblicano. La partecipazione alle assemblee era ovviamente limitata ai maschi adulti liberi e con diritto di cittadinanza. Le assemblee non potevano assumere alcuna iniziativa autonoma, non potevano autoconvocarsi, perché a convocarle erano i singoli magistrati che decidevano anche l'ordine del giorno. Esse inoltre non discutevano la validità o meno delle proposte di legge o di altre iniziative. Non era previsto alcun dibattito. I membri delle assemblee dovevano semplicemente pronunciarsi con un sì o con un no, oppure in caso di elezioni scegliere tra i candidati selezionati dall'alto. Infine, poiché tutte le riunioni si svolgevano a Roma, chi non poteva recarsi in città era svantaggiato.